Lei è proprio sicura di non aver visto nulla? No, io l'ho detto, era buio. Poi è successo tutto così all'improvviso che non saprei. Ho soltanto sentito uno sparo. E poi all'improvviso Herman è crollata a terra. Tutto quel sangue. Certo. Vuole che le faccia portare qualche cosa? Un bicchiere d'acqua? No, no, grazie. Signorina, vuole seguirmi di là? Staremo più tranquilli. Sì. Grazie. Dunque, signorina, lei prima mi ha detto che stavate rientrando a casa a piedi. Come mai non avete utilizzato la carrozza? Perché era una bella serata e così volevamo fare una passeggiata. Glielo aveva proposto lei di proseguire a piedi? Lo so, non mi ricordo. Può darmi l'indirizzo del conte Ludovici? Lei abita con lui? No, Herman è ospite di una nostra amica, Elisa Diodato. E come mai non era con voi questa sera? Doveva venire, poi all'ultimo momento ho avuto un imprevisto. Mi perdoni, signorina, ma fra lei e il conte Ludovici c'è una relazione sentimentale? No. E fra il conte e la signora o signorina Elisa Deodato, che lei sappia? Sì, no, non lo so, sono solo amici, non lo so. Capisco. Vuole darmi l'indirizzo? Un attimo. Potevi anche portarti le chiavi. Buongiorno. Buongiorno. Lei è la signorina Elisa Deodato? Sì, sono io. Possiamo entrare? Certo, prego. Permesso. Allora? Si tratta del conte Ludovici. Mi è stato detto che si trova ospite qui da lei. Sì, è vero, ma non è in casa al momento. Lo sappiamo. Si trova in ospedale, è stato ferito. Come è stato ferito? Qualcuno gli ha sparato. Gli hanno sparato? Ma chi è stato? È grave? Lo hanno operato questa notte, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Scusi, vado da lui. Prima però, signorina, se permette, io dovrei farle qualche domanda. Poi, se crede, potrei accompagnarla io stesso in ospedale. Va bene. Che lei sappia, signorina, il conte aveva dei nemici? Il conte è una persona che attira su di sé molte invidie. Ma non sa se avesse ricevuto delle minacce o temesse qualcuno in particolare? Qualcuno che so magari che fosse geloso o gelosa. Signorina, la sua amica Clara mi ha detto che doveva esserci anche lei con loro ieri sera, ma che poi all'ultimo momento ha cambiato idea. Come mai? Sbaglio o lei pensa che gli abbia sparato io? Lei possiede una pistola? Perquisisca pure la casa se vuole. Io mi scusi, vado in ospedale. Clara, come sta? Sembra sia fuori pericolo, Elisa, grazie a Dio. Ma com'è successo? Chi gli ha sparato? Non lo so, non mi ricordo nulla. È stato come un incubo. Dottore!
Calma. Potete entrare, però non si deve assolutamente affaticare. Va bene. Herman. Clara. Elisa. Che ci fate qui? Mi avete raggiunto all'inferno. Per poco non ci andava a finire davvero nell'altro mondo. E allora devo ringraziare la pessima mira del mio assassino. Oppure la mia buona sorte. Boh, probabilmente entrambe le situazioni, ma non abuserei della seconda. Senta, l'intervento è stato molto delicato. Se vuole essere dimesso presto, non si deve affaticare. Non si preoccupi, dottore. Ci sono le mie due croce rossine che penseranno a me. Ho detto riposo, mi raccomando. Vedo che non hai perso il tuo sarcasmo. Mi hai fatto prendere uno spavento. Lo sai che non ti avrei mai abbandonata. Ho fatto un patto col diavolo. E io rispetto sempre i miei patti. Conte Ludovici, buongiorno. Sto seguendo le indagini sul suo ferimento e avrei necessità di rivolgerle qualche domanda, sempre qualora lei se la sentisse. Va bene. Anche perché sono curioso di sapere chi è che mi ha sparato. Curiosità legittima, non trova? Certamente, conte. Sarebbe bene però potessimo parlare da soli qualche minuto. Ragazze, mi dispiace staccarmi da voi, ma l'indagine non può essere di dominio pubblico. Capisco. Io rimango qui fuori. Sì. A presto. Grazie. Aspetta, ti aiuto. Grazie. Sai, Enrico, ho avuto modo di parlare un po' con Anna. È così affranta. Il tuo rifiuto di prendere in considerazione la proposta che tuo padre ha fatto ad Herman. Rosa, ne abbiamo già parlato abbastanza. Sì, lo so. Perdonami se insisto, ma non è soltanto per lei. Ti ricordi quando... quando volevi che Gabriella andasse in convento? Sì. È stato uno dei più grossi sbagli della mia vita. Ma perché mi parli di questo? Che cosa pensi che ferisse di più tua figlia? Il fatto di stare lontano dalla famiglia. E così è per Aurora. Perché mi parli di Aurora? Per Aurora è la stessa cosa. Lei soffre perché non può stare con i suoi genitori, perché non li può amare alla luce del sole. E fin tanto che Anna e Pietro non diventeranno marito e moglie. E questo dipende unicamente da Herman, che tu continui ad osteggiare. Il mio rifiuto nei confronti di Herman è ben motivato. Se per il bene di Anna e Aurora si è piegato tuo padre, Giuseppe Obrofari, tu non potresti ripensarci. Fai colazione con me? No, ti ringrazio. Ho preso un caffè con Orsolina poc'anzi in cucina. Mamma, so che Agnese Pironi è venuta a trovarti e che ti ha chiesto informazioni sulla creatura che ha avuto.
E tu non hai voluto dargliene. Tu l'hai aiutata a nascondere la gravidanza. Ed eri lì quando ha partorito. Non mi va di parlare di questa storia. Mamma. Mamma. Agnese è la zia di Pietro. E per me Pietro è come se fosse mio marito. Tu non puoi tacere. Anche perché sai chi si è presentata ad Agnese dicendo di essere sua figlia? Né io né Pietro crediamo che sia vero. E chi sarebbe? Elisa Deodato, l'amante di Herman. Non è vero. Non è possibile. E per colpa sua, Andrea stava anche per morire. Ma chi può aver inventato una storia simile? È soltanto un'infernale macchinazione. Mamma! Scusatemi. È soltanto un giramento di testa. Vado in camera mia. Non vi preoccupate per me. Avete letto il giornale? Ieri notte hanno tentato di uccidere Herman. Gli hanno sparato. Gli hanno sparato. Fammi vedere. Si è salvato. Comunque, finalmente qualcuno ha cercato di fare giustizia. Buongiorno. Ah, buongiorno. Cosa posso servirle? Un bicchiere di vino? No, no, a quest'ora proprio no, grazie. Un caffè volentieri. Anche per la puntata? Ah, no, 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 che poi lui diventa nervoso. Buongiorno. Buongiorno. E avete dell'ottimo vino qua intorno, vero? Maresciallo, io glielo offro un bicchiere, eh? No, è che a quest'ora di mattina veramente non potrei. Ma le terre appartengono quasi tutte ai Marchesi Brofari, è così? Ma una volta. Poi hanno dovuto vendere alcuni campi e anche le vigne. E prima chi se ne occupava? Il giovane marchese? Cioè, il figlio? Enrico Brofari. Mm. No. No, no, e della terra se ne occupava il vecchio marchese, Giuseppe Brofari. Il figlio si occupa della banca. Ed anche un bel carattere. Sembrava un figlio di papà, invece. Ah, ma infatti avevo sentito qualche cosa, sì, riguardo a una lite con un conte proprio qui davanti, o sbaglio? Come no, col conte Ludovici. Se non lo fermavamo gli spaccava la faccia, quello là. Davvero? E come mai? Quel conte Ludovici ha sposato la figlia del marchese e... secondo me, Enrico non l'ha mandata giù. Mm. E come mai? Questo non lo so, però ho inteso che lo minacciava, urlava proprio. Ah, la pagherai per tutto il male che hai fatto, lo giuro su Dio. Abbiamo dovuto separarli, sennò finiva male, eh? Se domanda in giro, maresciallo, ne sentirà delle belle. Grazie. La marchesa Emma se ne sta sempre chiusa in camera sua. Non lo so, non lo so proprio. Lei dice che non ha niente, ma non scende nemmeno per mangiare. Io non mi posso capacitare. Ha da tenere qualcosa in testa che la stupetea. Ma che dici? Io non ti capisco. Voce del verbo stupeteare, che nella lingua vostra si dica stupire. E io che te sto pure a sentire. E che dico, fesserie io? Mi sa di sì. Ti ho osservato mentre dormivi questa notte. Hai avuto un sonno molto agitato. Cos'è che ti preoccupa, Emma? Temi che dopo quanto è accaduto, Herman non mantenga il suo impegno con Anna? Io spero che questo non accada. Anche se ti confesso che è un dubbio che tormenta anche me. Come al solito, avevi ragione tu. Avrei dovuto prendere questa decisione molto tempo prima e fare in modo che Anna fosse libera al più presto.
Ho commesso talmente tanti sbagli in vita mia che almeno a questo devo cercare di porre rimedio. Ma tu devi aiutarmi, Emma. Ho bisogno di te, del tuo appoggio. Tu devi starmi vicino. Emma. Non c'è nient'altro che vuoi dirmi? Non c'è qualche altra cosa che ti tormenta? Io voglio che tu sia forte e sincero al mio fianco. Ma certo. Adesso riposati. Fortuna che la ferita non era grave. Non avrei sopportato un minuto di più l'odore di quell'ospedale. Che ti succede, piccola Elisa? Dovresti essere felice che sono salvo. Non ti sono mancato? Nemmeno un po'? Non ci posso credere. No, è che sono ancora un po' provata per quello che ti è successo tutto qui. Lo troveremo il colpevole, se è questo che ti preoccupa. Ma mi sa, mon petit Elisa, che ci sia dell'altro che turba il tuo umore. Allora, se lo hai capito, preferirei non parlarne. Elisa. Non devi lasciarti sopraffare dalle emozioni, non è da te. Pensaci bene. Ci possono essere solo due motivi per cui una donna nasconde a tutti i costi il nome di chi l'ha messa incinta. O è qualcuno di cui ci si vergogna, o è qualcuno che si vergogna di lei. In ogni caso lo devo scoprire e lo farò parlare. Brava, così mi piace. Tu non puoi essere soltanto figlia di contadini, sei troppo scaltra. Vuoi vedere che tua madre si è veramente lasciata sedurre da un marajà di passaggio a Roma? Chissà, quando avrai scoperto il suo nome forse potremmo governare l'India, insieme, naturalmente. Il tuo sarcasmo non mi diverte affatto. Vedi di rimetterti, Così magari poi riesci a farmi distrarre un po'. Anna, c'è questo pacco per te. Quando è arrivato? E qualche minuto fa, visto che viene dall'Africa, te l'ho portato immediatamente. È del signor Armando. Sì, infatti è suo. Fin dal primo momento che ho rimesso piede in Africa, mi è stata chiara una cosa. Questa è anche la mia terra. I suoi dolori sono i miei, la sua miseria è la mia. E i bambini di cui ti mando alcuni ritratti sono anche i miei bambini. Ed è a loro che dedicherò il resto della mia vita. Oh, mamma mia. Devo assolutamente fare qualcosa.
Bisogna mostrare queste foto e renderle pubbliche. Nessuno potrà rimanere insensibile a tutta questa miseria. Sì, ma come? Non lo so. Parlerò con mio padre. Lui conosce tanta gente che potrà aiutarci. Vorrei proprio sapere chi è stato a spararmi. Sì, anche il maresciallo che sta facendo le indagini. Come tutti, tutti quelli che ti conoscono vorrebbero saperlo. Certo che se riuscissero a prendere il colpevole sarebbe una notizia sensazionale. Che potrebbe anche tornare a mio vantaggio, hai ragione. E tu potresti darmi una mano? Io? E in che modo? Per te farei qualsiasi cosa, e tu lo sai. Ma l'ho detto anche al maresciallo, non ho visto nulla quella notte, era buio. Clara, tu eri sotto shock, sei stata interrogata la notte stessa, eh? E poi eri in pena per la sorte della povera vittima, il maresciallo capirà. Herman, che cosa stai insinuando? Quella notte, al buio, tu hai visto la pistola luccicare davanti a te e hai alzato lo sguardo proprio un istante prima che esplodesse il colpo. Hai intravisto qualcosa, due occhi, una giacca, che riconosci. Certo, lì per lì non ne eri certa. E poi non volevi inguaiare nessuno. Ma poi ci hai pensato e hai ricordato tutto. E hai pensato anche che la giustizia dovesse fare il suo corso. Aspetta. Mi sbaglio? O quella sera tu hai vinto molto al gioco? Abbastanza da regalarti un nuovo guardaroba, comprese le volpi, oxante, cincilla. Ah, allora mi sembra di ricordare un viso. Ecco che io ti potrei aiutare a descrivere, suggerendoti anche un nome. Quel signore che mi ha messo il bastone tra le ruote si pentirà amaramente di averlo fatto. Dovete firmare questi fogli. Sì. Sì, però facciamo presto, eh? Sì, non si preoccupi. Salve. Vorrei parlare con il maresciallo. Chi devo dire? Sono Clara Dani. Aspetti qui, lo vado subito a chiamare. Grazie. Signorina Dan? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Voleva vedermi? Sì, volevo parlarle di una cosa che forse può aiutare le sue indagini. Perché ho ricordato un particolare di quella sera. E così ho pensato di venire a dirglielo. Ha fatto benissimo, signorina. Ma la prego, venga nel mio ufficio, parleremo con più calma. Le faccio strada. Sì. Prego. Con tutto quello che ha combinato in vita sua, ora viene pure dipinto come una povera vittima. Cercano testimoni per trovare il colpevole. Ma con tutti i nemici che si è fatto, chiunque vorrebbe la morte di Herman. Sentite qui. Sono state interrogate diverse persone, tra cui la signorina Elisa Diodato, intima amica del conte. Intima amica del conte. L'amante dovrebbero scrivere. Non hanno nemmeno il coraggio di chiamarla per quella che è. Una sgualdrina, fatta della stessa pasta di quel delinquente. Franca, lascia perdere. Non è il caso. Non provare a difenderla. Una donna che abbia un minimo di rispetto per se stessa non starebbe mai con un mostro come Herman, sapendo benissimo che razza di verme sia. La verità è che sono fatti l'uno per l'altra. E basta! Ma che sta succedendo? Non capisco.
Allora? Sei venuta per dirmi chi è mio padre? No. Sono venuta per sapere se è vero. Se mi hai detto la verità. La verità sul fatto che sono tua figlia? Ti chiedi come sia possibile aver messo al mondo una donna come me, eh? Ma tu ti credi di essere migliore? Tu disprezzi me, tu. Tu che mi hai lasciato in un orfanotrofio, che non mi hai cercata mai. Questo non è vero. Ero giovane, ho sbagliato. Ho sempre pensato alla mia creatura. E l'ho cercata disperatamente. Se non fosse stato per me, tu non mi avresti ritrovata mai. Perché non te ne è mai importato nulla. Perché tu hai avuto una famiglia, una casa, degli affetti. E io che cosa ho avuto, eh? Non mi basta quello che dici. Potresti recitare una commedia. Giura. Giurami che sei veramente mia figlia. Non prenderti gioco di me. Io mi prendo gioco di te. Ecco. Leggi queste. Leggi le carte dell'orfanotrofio. Magnanimo ti perdonerà, ma io no. E tu come madre hai il diritto di dirmi chi è mio padre? No, non posso. Non posso. Ma dopo tutto quello che mi hai fatto soffrire, non hai neanche il coraggio di dirmi il nome di mio padre? Ma che razza di donna sei tu, eh? Vattene. Ti prego. Vattene! Elisa, ti prego, fammi spiegare. Vattene fuori di qui. Visita piacevole, eh? Non c'è che dire. Che ci fai tu in piedi a quest'ora? E tu? Ti ho sentita muovere tutta la notte. Mi dispiace, allora ti ho svegliato io. Che c'è, Agnese? Sono giorni che sei inquieta. Stai pensando a tua figlia. Come sai che è una femmina? È Elisa Diodato, vero? L'ho capito da come hai reagito quando ieri Franca ha parlato di lei. E dallo sguardo di Pietro. Perché non me ne hai mai parlato? Ma non lo so. Forse perché mi vergognavo. E poi io non ero ancora sicura di niente. Adesso invece... Forse non è la figlia che una madre vorrebbe avere. Ma nessuno dovrebbe crescere senza i genitori. Lo so. Ed è questo pensiero che mi tormenta da tanti anni. Agnese, tu eri giovane. E anche se con un grande dolore dentro, io capisco la tua situazione. Capisco la tua paura. Ma il padre di Elisa no. Quello non lo capisco. Un uomo non può essere così vigliacco da comportarsi in questo modo. Com'è possibile che non si è mai preso cura di lei? Che vi ha abbandonate tutti e due. No, Agnese. Quando nostro padre è morto, io gli ho promesso che mi sarei preso cura di te, che avrei vegliato sulla tua felicità. Invece io non ho fatto niente. Non mi sono neanche reso conto di quello che ti succedeva. Ma tu non c'entri niente. Sì che c'entro. Tu sei mia sorella.
Avrei dovuto proteggerti, aiutarti. Nessuno. Nessuno. Nessuno avrebbe potuto farlo. Tu sei sempre stata al servizio degli Obrofari. Poi ti sei trasferita a Roma. Ma che importanza ha? Sono passati troppi anni. È importante, Agnese. L'uomo che ti ha fatto questo non ha ancora pagato. Ma non lo sapeva. Nessuno sapeva che io ero incinta. E allora è arrivato il momento di dirglielo. Basta, Agostino, basta. È già tutto così triste e penoso per me in questo momento. Agnese, io ti voglio bene. E tu lo sai. Ma io non posso permettere che quell'uomo rimanga impunito. Chiunque esso sia, deve pagare. No, no, Agostino. L'unica persona che sta pagando qui è mia figlia Elisa, per colpe non sue. Adesso io devo pensare solo a lei. Cerca di fartene una ragione. Sono giunta a prendere i vestiti? Sì. Prendi anche questo. Devo lavare pure il vestito di Enrico? Basta che lo stiri per bene. Sì. Lo sai quanto ci tiene ad essere sempre impeccabile. Gli uomini. Beh, senti, se non c'è altro, io andrei, eh? Sì, sì, vai pure, Orsolina. Ti aspetto dove ci siamo incontrati l'ultima volta. Martedì alle 5. Ti amo con tutta me stessa. Rosa, ci dobbiamo sbrigare. Gli invitati stanno già arrivando. Che succede? Sei tu che me lo devi dire. Non ti capisco. Da quanto tempo va avanti? Non è come credi. Voglio sapere da quanto dura. Lascia che ti spieghi. Da quanto tempo mi prendi in giro, Enrico? È una vecchia storia. Io non so nemmeno come sia finito qui questo biglietto. Ho sopportato in silenzio per anni i tuoi tradimenti, le tue bugie, le tue assenze. Ma ora è diverso. Pensavo che tu fossi cambiato. Tu me l'hai fatto credere. Me lo hai giurato. Rosa, io sono cambiato. Mi devi credere. Non mentire, Enrico. Non trattarmi più come una stupida. Non lo merito. Senti, tu mi devi ascoltare. Non avvicinarti. Non mi toccare. Quella donna non conta niente per me. È ridicolo tutto questo. L'unica cosa ridicola è avere pensato che potevamo ricominciare. Essere di nuovo felici come lo eravamo un tempo. Che vuoi dire? È finita, Enrico. È finita. Ho deciso, me ne vado. E porto via con me Gabriella. No, Rosa, ti prego, non lo fare. Che cosa pretenderesti da me? Che continuassi a chiudere gli occhi pensando che il nostro sia ancora un matrimonio e non una farsa? Hai rovinato tutto, Enrico. Ma questa volta non ti perdonerò. Io ti amo, non mi puoi lasciare. Domani mattina lascio il castello con nostra figlia. E stanotte non voglio che dormi qui. Esci fuori da questa stanza. Vattene, vattene, non voglio più vederti. Mai più!
Aurora, puoi chiedere a Gabriella di sospendere un attimo? Vado subito. Grazie. Ha detto la mamma se può interrompere di suonare. Non avrei mai immaginato. Prego, signorina. No, grazie. Non mi sarei mai immaginata di vedere cosa del genere. Gentili ospiti, amici, un momento di attenzione per cortesia. Come sapete, vi abbiamo invitati qua perché possiate vedere con i vostri occhi quello che sta succedendo a molti bambini poveri in Africa. Queste fotografie sono state scattate da un mio carissimo amico, un grande giornalista, Armando Ruggeri. E penso purtroppo che non abbiano bisogno di nessun commento. Io credo che ogni bambino avrebbe diritto ad un'infanzia felice o quantomeno dignitosa. Non importa dove abiti, di che religione sia o quale sia il colore della sua pelle. E invece pare proprio che questi bambini debbano soffrire le pene dell'inferno, un inferno sulla terra, un inferno che non meritano certo. Ed è per questo che oggi siamo qua per raccogliere fondi da inviare in Africa per aprire degli ambulatori medici, per l'acquisto di cibo o di materiale di prima necessità. E se riusciremo a salvare la vita anche di un solo bambino, io penso che ne sarà valsa la pena. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra generosità. Grazie. È una donna davvero grande generosità. Hai sentito? Io al suo posto. Ah, sì. Sei stata molto brava. Grazie. Speriamo che tutti dormano. Noi viviamo in un mondo dorato e non ci rendiamo conto di ciò che accade intorno a noi. È molto bello ciò che fa sua figlia. La ringrazio. Baronessa De Salle. Sono molto toccata da questa immagine. E mi ha fatto molto piacere sentirla parlare in quel modo. Vogliamo fare un brindisi? Volete. Prego. Io la conosco da parecchio tempo, di nome. Perché purtroppo abbiamo avuto a che fare con lo stesso uomo, il conte Ludovici. Ah, no, non tema. Lei ha tutta la mia comprensione e solidarietà. Capisco quello che sta passando. E le auguro di riuscire presto a liberarsi di lui, come ci sono riuscita io. Venga. Grazie. E arrivederci. Arrivederla, baronessa. Chi era quella signora? La baronessa De Salle. Deve essere stata una delle tante amanti di Herman. Che succede a Rosa? Sta facendo il possibile per evitarti. Senti, papà, io e Rosa... Che succede, papà? Il maresciallo chiede di te. Vado. Signor Marchese? Mi scusi, ma sono costretto a dichiararla in arresto. In arresto? Cosa sta dicendo? Maresciallo, non capisco. Lei è accusato di aver attentato alla vita del conte Herman Ludovici. Se è uno scherzo è di pessimo gusto. Purtroppo non lo è. Il fatto è che un testimone oculare ha dichiarato di averla riconosciuta mentre sparava al conte. Mi dispiace, ma io non posso fare altro che eseguire l'ordinanza del giudice. La prego di seguirci. Enrico! Enrico, che succede? Rosa, non ti preoccupare, è soltanto un equivoco. Chiarirò tutto molto presto. Ma
Avevo pregato Enrico di fare qualsiasi cosa per liberarmi da Herman, ma io non posso pensare che sia colpevole. Calmati. Siamo tutti convinti che sia innocente. Ma chi può avere interesse a mandarlo in prigione? Herman, ecco chi. Un altro passo ammazza anche te. Allora sei stato tu. Che volevi fare? Ma non ti rendi conto che non sarebbe servito a niente? Come il colpo di pistola che hai tirato ad Herman. Lasciali, vattene. Ho giurato a mio figlio che l'avrei vendicato, l'ho fatto. Adesso voglio solo raggiungerlo. Ma quale vendetta? Herman è vivo. L'hai solo ferito. No. Non è vero. Io gli ho sparato al cuore. L'ho visto cadere. I medici l'hanno salvato. No. E mentre lui sta tranquillamente riprendendosi, Enrico Brofari è finito in carcere al posto tuo. Enrico Brofari è in carcere. L'hanno incarcerato. Bene, Pietro, bene. Sono contento. Almeno uno di quei maledetti la pagherà! Enrico non è più quello di prima. È una persona molto diversa. Non ci credo. Quelli come lui non cambiano. Gli strozzini non hanno cuore. Per riscattarsi ha aiutato tanta povera gente. Gente che senza il suo aiuto sarebbe morta di fame. Gente che ha sofferto come te. Come me? Gente che ha sofferto come me, Pietro. Ma chi? Che io ho sofferto come me, dimmelo! Che nessuno ha sofferto come me, nessuno! Me l'ha ammazzato un figlio, lo capisci? Me l'hanno ammazzato! Abbracciami, Michele. Papà sta venendo da te. No! Aldo! Aldo! Pietro! Che succede? Vieni! Adesso se vuoi puoi anche ammazzarti. Però prima devi stare a sentire queste persone. Così te ne andrai sapendo che cosa ha fatto Enrico Brofari per loro. Avanti, diglielo. Il marchese ha salvato nostro figlio. Eccolo qua. Vieni, Martino. Vieni. Diglielo anche tu, Liliana. Diglielo che cosa ha fatto per noi il marchese Enrico. Mio padre sta dicendo la verità, Settimio. Devi ascoltarlo. Mio fratello stava morendo. E se non fosse stato per il marchese, ora non sarebbe più qui. È stato lui a procurarci i medicinali necessari dal Vaticano.
ci ha prestato del denaro per andare avanti, per pagare l'ospedale. Avevamo tentato di tutto. Eravamo disperati. Senza il suo aiuto, Martino, ora... Se bisogna aiutare il Marchese, io sono qui. Lui ha ridato la vita a mio figlio.